Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui, vi faccio vedere questo nuovo unboxing di questo nuovo pacco che mi è appena arrivato. Andiamo a vedere il suo contenuto. Qui abbiamo il polistirolo. Quanto sono fastidiosi questi cosi di polistirolo con queste palline qua. Questa volta non è un pacco a tema cinema, ma è un pacco a tema videogames. Appoggio un attimo la telecamera qui. Ed ecco qua, qui abbiamo ragazzi il cavo per la PlayStation 1, cavo AV per la PlayStation 1, poi qui abbiamo dei giochi per la PSP, SSX on Tour, la sfida è fra te e la montagna, poi abbiamo Naruto Ultimate Ninja Heroes, gioco di Naruto. Poi abbiamo per la Nintendo Wii Emergency Heroes, che vedremo poi in video singoli. Mr. Bean, il manto mondo di Wii. Poi abbiamo Madagascar 2. Poi abbiamo SmackDown vs. Raw 2011. Poi abbiamo per la PSP Assassin's Creed Bloodlines, Toy Story 3, La Grande Fuga, Crash il dominio sui mutanti. Questa era la prima parte e adesso andiamo ad aprire anche quest'altra parte. Pacco e qui ragazzi ci sono giochi per la prima PlayStation. Controlliamo che qui non c'è nient'altro. Ok, a posto. Per la prima PlayStation abbiamo Jurassic Park Wrath Warpath, ecco qua. Poi abbiamo Star Wars Episodio 1, Jedi Powers Battle, ovviamente tutti i giochi originali. Purtroppo alcune copertine sono rotte. Poi abbiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti. Oserai ritornare a Hogwarts. Poi abbiamo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ovviamente poi li vedremo
nei video singoli. Abbiamo Die Hard Trilogy, abbiamo Beyblade, peccato per le cover che alcuni giochi sono rotti. Abbiamo Alien la clonazione, sempre per la prima PlayStation. E poi abbiamo Championship Bass. E questi ragazzi sono i giochi per la prima PlayStation, ovviamente tutti i giochi originali. E funzionanti, che li vedremo prossimamente nei video singoli appositi. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti belli.